Nice, nice, raga. E qua chi ci ferma? Chi ci ferma? Goku ci ferma, perfetto, che rientra esattamente in quel timer count lì. Yo, ma bella raga, buon Ferragosto a tutti innanzitutto. Spero che lo passiate bene, ma spero anche che abbiate tempo di guardarvi questo showcase. Quindi, Android 21, free to play, Red. Personaggio che all'uscita non mi aveva troppo entusiasmato, ma adesso un po' con il support, ai vari regen, un po' con gli equip decisamente migliori rispetto all'epoca e alle 14 stelle e a uno Zenkai Bench, beh raga, mi sta sorprendendo in positivo. Quindi, prima di cominciare, vi chiedo come al solito gentilmente un like per il supporto sulla fiducia, mentre per chi fosse nuovo del canale, per chi ancora non fosse iscritto, contenuti nuovi tutti i giorni, pure a Ferragosto, quindi raga, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. E detto ciò, vamonos con questo showcase sulla 21 free to play, via. 21 Red free to play, riguardiamo un attimo il kit, raga, che non me lo ricordo più di tanto. Ranged Type, questo sì, me lo ricordavo, e all'epoca effettivamente l'Android sul Ranged non esisteva. Appena è uscito un nuovo Android Ranged, era 17-18, dello stesso colore, quindi lei addio, e il Regen praticamente non esisteva. Ora invece tutt'altra roba, il Regen Ranged è forte, l'Android Ranged continua a non esistere, ma non preoccupiamocene, infatti la giocheremo in un team Regen. Statisticamente ben messa, devo dire, in quanto a Blast Attack. Come ability di main ci pescavamo una special, recuperavamo gli HP del 25% e il ki di 30, più 30% di danno inflitto per 30 count, abbastanza basic. Come unique numero 1 avevamo un più 80% di danno inflitto non staccabile, non cancellabile, un più 30% di blast damage inflitto non staccabile, quindi tanti blast damage, riduzione del danno del 40% per 15 timer count ogni ingresso in campo e distruzione di una carta avversaria a ogni ingresso in campo, e addirittura un anti-revival che non tornerà utile mai, praticamente mai. Dopodiché andiamo avanti, unique numero 2, i seguenti effetti si attivano ogni volta che siamo contro un avversario: recuperiamo 30 di ki, meno 5 di costo per le blast e per le special move per 10 count, e mettiamo anche un meno 30% di recupero HP all'avversario per 20 timer count, anzi a tutti gli avversari. Inoltre blocchiamo le strike avversarie quando entriamo in cover change per 5 timer count. Non male, raga, questo ricordiamocelo, perché girano principalmente mazzi striker, quindi mazzi team striker, quindi potenzialmente tornerà utile. La blast ha un meno 20%, ok, ci bucherà del 20% il damage cut avversario per ogni blast che va a segno per 5 timer count, staccabile, quindi non male veramente. La special move sono massive impact damage, più 20% di special move damage inflitto per 3 timer count dall'attivazione, e distruggeremo per 2 volte una sfera del drago quando colpiremo. Per concludere, di carta verde si pescava una blast, si cambiava le strike in blast, recuperava il ki di 40, più 20% di danno inflitto per 20 timer count. Rivedendola ora, raga, in un team che c'ha senso, che sulle blast, beh, promette bene, raga, tanta robetta come personaggio. Team, appunto, è sempre lui, ci sposto un pezzo, ce ne incastro un altro e lo mettiamo a puntino. Equipaggiamenti sono questi a vista: due awaken più quello da danno puro di blast per i regen, e panchina, Zenkai panchina del Super 13, che messo lì così e con Kidbu come leader, raga, non ci perdiamo manco mezza Z ability, visto che sia Cell che la 21 sono anche Android. Non c'è nulla da aggiungere? Andiamo in PvP, vediamo come rende. Via! Team Fusion, let's go! Ok, partenza aggressive. Va bene, non abbiamo cover purtroppo in sto team. E questo può essere un problema. Intanto vinciamo questo clash. Non ha il minimo cover sulle blast, quindi buttiamo lei, facciamo così, forziamo l'ingresso di Gogeta e spezziamo sfere. Ok. Molta attesa. Non è fatta per incassare i colpi, quindi switchiamo subito. E possiamo switchare nuovamente anche su Cell, il nostro incassatore del team. Va bene.
Ah, proprio così, un back to back. Ma quante ne hai? Va bene, Cell. Ok. Ok. Andiamo così. Va bene, incassiamo sulla 21 per forza di cose. Ok, incassiamo su 21. Non si picchia una donna, tantomeno con gli occhiali. Però va bene, Gogeta. Noise, noise. Switchiamo su Kidu. Va bene. Ah, così proprio. Ok. Bella attesa, Gogeta. Incassa, incassa, Kid Buu. Nice. Meno uno. Molto bene. Molto bene. Vai, Kiddo. Ok, Gogeta. Ok, Gogeta. Andiamo di special move. Resta solo Vegeta a sto punto. Perfetto. Perfetto, raga. Va bene. Oh, mamma mia, se l'ha fatta sporca qua il Kiddo. Mamma mia, se l'ha fatta sporca il Kiddo. GG, prossimo match. Team Saiyan, Gogetone di partenza. Sarà un grattacapo per la nostra 21. Ok. Proviamo di blu. Danni gratis, ci piace. Ripple Vanish. Allora, blocchiamogli le strike, vediamo se funziona. Sì, però mi faccio fare un bel pili. Nice, nice, erano ancora bloccate probabilmente. Bei dannetti 21. Bei dannetti 21. Facciamolo, raga. Ok, ok, sei un mastro dei pivi. Vai, Cell, tancheggia tu. Ok, ok, mi sta bene. Possiamo andare di main. Nice, nice. La 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 la, raga. Proviamolo. Ok. Rip, peccato veramente. Non aver cover, raga, è brutto. È veramente brutto nel 2022. Va bene, lui lo rushiamo senza paura proprio. Proviamo di blast, non me la azzeccare, dai. Grazie, perfetto. Meno uno ed era abbastanza problematico. Ah!
Oh, per un pelo. Addirittura, frate. Vabbè, vabbè, ci ho provato. Mamma mia, raga. Kid Ultra Istinto. Va bene. Va bene, frate, mo. Incassiamo e moriamo. Questi pivi profumati. Questi pivi profumati e questi bei danni da Blast. Ma bella per la 21, prossimo match. Powerful opponent, tapioca di partenza. Ok, mi hai fatto fuori la verde, ovvio. Va bene. No, raga. No. Un po' rapido. Switchiamo sul Kiddo. Incassa. Oh, qua non si incassa più, ma possiamo switchare su cellula. E abbiamo doppio colore a favore anche su Cell Purple. Via. Ok. Ok, lo facciamo fuori? Che dite, raga? 1.800.000. Per poco. Ok, ora sì. Rimediato, brava 21. Incassiamoci sti danni. Easy. Nice. Le bombe di cellula, raga. Vai, la meglio tu. No, nessuno. E mo prossimo match. Lineage of Evil, grande bro. Ok, buona partenza per il mio avversario. Ma chi l'avrebbe mai detto, raga? Blocchiamogli le strike. Non penso sia troppo utile contro Golden. Ok. Questo fa molto male. Molto male. Tantissimo male, raga. Stavo per premere quella che mi ha loccato, ovviamente. Va bene, paralizzato il mio Cell. Tanti danni Golden. Speriamo che abbia qualche strike. Ah, Rush così proprio. Era il mio personaggio showcase. Aveva una strike, raga. Easy. Recuperato un personaggio. Oh, yeah.
Optimus, facciamogli tornare in vita sto Frieza. Su, 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 veloce. Verde, ti pareva. Ti pareva, non poteva essere altro che una verde, raga. No, 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 Kizo, no! Non volevi farlo! Ok, non puoi avere una terza blu. Vamono! Raga, non riesco a fare una combo che sia una. Però facciamo fuori così di cattiveria. Sì! E lasciamo, finalmente lasciamo anche noi. Proviamo di verde. Mi sembra una buona scelta, mettiamoci più danno che possiamo su sto Frieza. Perfetto raga, abbastanza sculati con i Rising Rush quest'oggi, almeno quest'oggi. Prossimo ultimo match. Ultimo match, team quarto anniversario, Goku terzo di partenza. Nice. Ok, direttamente di cover. Meno uno. Nice, nice, raga. E qua chi ci ferma? Chi ci ferma? Goku ci ferma. Perfetto, che rientra esattamente in quel timer count lì. E c'ha una special move in mano. Va bene, ci hanno fermati. Stanno facendo danni pazzi comunque. Ok. Un po' troppo lanciato. Switchiamo su Kiddo. 40.000 strike. Blocchiamo le strike. Ok, ok. Fingiamo un allontanamento. No, non fingiamo proprio nulla. Cell, 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 prego, Cell. È il tuo momento di entrare, prendere un Rising Rush e addio. Raga, continua a zeccare i Rush sulla strike, sempre sulla strike. E qua è danno a gratis. Ok. Va bene. Direi che assolutamente sì, raga. Va bene, equo. Perché ci ha messo 4 ore, raga, a fare un tap? Clash. Brutto. Brutto e lui quasi perfetto. Cell, è il momento di morire, finalmente. È il vero momento di morire. Niente switch. Ti perdi, Goku. Godo. Non lo usi per recuperare un punish. Ma sei serio? What? Addio. Raga, bei dannetti della 21, parliamone un attimo. Android 21 Red, ora come rende una bomba, raga, molto ma molto meglio rispetto a quando era uscita, perché come vi dicevo non aveva un vero team, gli equipaggiamenti sarà stato un mio problema, ma non erano un granché, e al tempo stesso pure il Regen faceva abbastanza cacare, l'Android idem, ed è stata subito rimpiazzata da 17-18 in un eventuale team Android appunto, quindi si era vista volar via il
posto. Ma ora, raga, con la presenza di Cell, con i suoi buff, con il fatto che tutto il region è praticamente ora basato sulle blast, e con l'equip platino di Kid Buu che fa sempre una marea di roba, raga, sembra un personaggio appena uscito. Kid Buu, ora come ora lo giocate, sembra un personaggio appena uscito per quello che vi combina. Il team gira alla perfezione. Potrebbe girare molto meglio, chiaramente, se ci fosse almeno un cover su qualcosa per bloccare combo avversarie, oltre a bloccare le strike, che funziona certe volte e altre volte purtroppo non funziona più di tanto. Però, raga, tanta robetta, considerando anche che due personaggi su tre sono free to play e Kid Buu era uscito un anno e mezzo, due fa ormai, quindi si parla di un personaggio abbastanza antiquato. Raga, ditemi la vostra qua sotto nei commenti, personaggio assolutamente promosso in questo momento del meta. Io vi mando un bacione a tutti quanti, ci vediamo presto con un prossimo video, buon Ferragosto ancora.